Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per andare a provare la nuova LR Ezza del Tanabata, LR Golden EC17. Con questo fondamentalmente abbiamo chiuso tutto il Team 7, ok? Full LR, il nuovo Goku Mui, ok? E dopo tutti gli Ezza. L'U7 è questo, alla fine dei conti. Detto questo... È la U7, Golden EC17, che a differenza di LR7 non è costretto solo a giocare in full U7, però, calma un attimino, gli piace alla fine dei conti gli stessi team con l'U7, ok? Vuole stare terza a girare, è il suo vero ruolo, questo anche un attimino da tenere in considerazione. Devo però dire una cosa, alla fine dei conti, sì, boh, lo showcase lo dovrei fare con loro che stanno sempre in questo slot. Non vedremmo molti loro attacchi, è quello il problema vero e proprio. Quindi un attimino la teniamo in turno. Probabilmente sapete che vi dico. Facciamo girare Mui AGL, ok? Facciamo girare Mui AGL, vi spiego subito. Facciamo girare Mui AGL, va dall'altra parte metto a girare Vegeta. Così la riusciamo a tenere in turno giocando Vegeta Blue Int insieme a questi. È vero che ho appena detto che deve stare terza a girare, però leggiamo un attimino la passiva e la veloce. Attack Def 177, chi più 7 riduce il danno del 50% il primo turno, ok? Per quello lo stiamo giocando prima adesso, c'ha la DR e tutto. E la dobbiamo boostare, ok? Quello che vogliamo di più è boostarla e a posto. Ora, le cose che deve fare è tirare tanti attacchi, specialmente super attack, non tanto attacchi normali, super attack è meglio, partiamo. Perché? Lancia due additional attack, ognuno con la high chance di diventare super attack. E se si è sotto al 77% degli HP, un additional super attack e great chance di performare un critical hit. Ok, intanto seconda special, a posto. Ora, perché è importante che faccia i super attack in generale? Chi più 1, up to 7 e attack def 11%, up to 77%. Bravi, ok. Up to 77% per ogni attacco performato. Additional key più 1 up to 5 e attack def 20 up to 100% per ogni super attack performato. Ora, una cosa buona, da queste special, vabbè, il primo turno non può morire da niente post special, post attacchi, non può morire da nulla, ok? Calma. Perché? Chance di performare un critical hit più 17% e riduce il danno del 17% nel turno per ogni attacco performato. Non per ogni super attack, per ogni attacco. Quindi, considerate la cosa. Due additional attack. Ok, 1-2. L'attacco di base, l'attacco d'ability sono 4 attacchi. E poi, se siete sotto al 77% degli HP, c'ha un altro additional super attack. Sono 5 attacchi, 5 per 17, quella è la DR che potete vedere. Ora, non importa che siano special o no, anche per il semplice fatto che c'ha solo dalla 18 Greatly Raises Attack Def, dalle 12 sono tutti dei Massively Raises Attack, ok? Quindi, alla fine dei conti, importa veramente, veramente, veramente poco se fa le special. L'importante è che attacchi, ok? Per quello dicevo, sta slot 3, ora la teniamo in turno per lo showcase, ma non la dovete giocare in turno, ok? Lo showcase è fatto male, effettivamente, però capite anche voi che fare uno showcase con un PG che sta slot 3 è un po' una merda. Quello sempre come cosa. Però sì, il suo ruolo è stare slot 3, fa i suoi DPS e tankeggia. Boom, a posto. Non ha effettivamente altri tipi di problemi. Lei se ne sta a slot 3, funziona bene. Da un lato, poi tecnicamente è anche meglio di un Goku Ultra Istinto Tech che non è trasformato. Alla fine dei conti tenete anche in considerazione quello, perché Goku E-Tech non è che fa tutti sti gran danni. Se gli parte la voglia, questi qua i danni li fanno. Quindi l'unica cosa, non linkano ovviamente, non vanno a linkare da matti. Però alla fine dei conti chi se ne possono workare in turno? Anche se i turni credo che siano abbastanza definiti al momento, ok? Sono abbastanza definiti al momento. Goku E-Tech con Mui AGL, Goku E-Tech con Vegeta Blue Int, fine. Non è che c'è molto altro da vedere dai turni. Quelli sono i veri turni dell'U7. Sono quelli, fine. Teniamo E-Tech qua. Un attimo solo,
Conta De Fa, 3,87, dopo un po' di super attack prima. Allora, rischio la special. Rischio assolutamente la special, non fate questa cosa. Voglio finire di boostarla nel mentre io. C17 lo mettiamo a girare, teniamo Goku Itek. Rischio la special, ma va bene. Non è un problema, non è un problema. Rischio la special, ma va bene. Aia. Non sta prima, fine. Non guardate sto turno, non guardate sto turno. Voglio solo finirla di boostare, fine. Non me ne frega un cacchio del resto. Ok, molto semplice, non me ne frega assolutamente niente. Attacco performato, va bene comunque perché le special ci dovremmo essere. Sì, con questa ci siamo. Manca, credo, nulla. Ormai gli attacchi li abbiamo fatti. Quindi è boostata, ora non ci preoccupiamo più. Ora siamo sotto di vita, alla fine dei conti può andare bene comunque, però... Sì, boh, chi se ne è, nel senso... Chi se ne è della cosa. Volevo giusto un attimo finire. Qua potremmo skippare il turno intero e ce ne andiamo al prossimo. Ve lo dico che possiamo tranquillamente fare sta pazzia. Sta pazzia si può fare. Sta pazzia si può fare tranquillamente. Sta pazzia si può fare tranquillamente. Solo che... Ah, va bene, dai, tanto deve solo evadere. Al massimo moriamo, chi se ne frega. Al massimo moriamo, chi se ne frega. Non importa. Non fate quello che ho fatto prima. Non devono mai stare primi dopo il primo turno. Fine. Non devono mai stare primi dopo il primo turno. È proprio off limit dal primo slot. Non può mai tankare. Ok. È un PG da terzo con DR. Fine. Basta. È quello che fa. Terzo, secondo slot con DR. Effettivamente terzo perché non c'è nessuno primo slot che gli linki bene. Fine. Ci sarebbe C17LR, U7LR, no ma... Vabbè, anche loro stanno terzi, quindi... Non ha quello slot 1 super assurdo da tenere primo, da dire ok, gioco quella turnazione così. Se ne sta terzo a girare funziona. Mi piace quello. Alla fine dei conti il team è finito ora. L'U7 è finito, boom, basta. È muy nuovo, muy friend... Full Eza, sesto anniversario più Goku e Vegeta Blu. Boom, finita. E va di rompipalle. Finita, non c'è altro da dover vedere del team. Anche Eza in arrivo non ce ne sono più. Quindi il team è finito, il team è molto forte, è molto bello. Sta, diciamo, qualche spannetta sotto a Super Hero, ma perché Super Hero è sbagliatissimo. Però è un buonissimo team questo. Questo qua è un buonissimo team. Se vogliamo equipararlo a Super Bosses... È molto meglio di Super Bosses questo team. Ve lo dico proprio con tutta la tranquillità. È molto meglio di Super Bosses questo team. Ma proprio con tranquillità. Allora, qua si dà Def77. Qua potremmo attivare... Do I care di attivare? Beh, oddio, però gli dai boost e tutto. Però ammazziamo subito. Chi se ne frega, facciamo... Attiviamo l'altro, chi se ne frega di questo. Ok, allora, Def un attimo. 500, ok. Allora... Teniamo in considerazione tutte le cose che abbiamo visto prima. 500.000 def. Ora, è un Greatly dalla 18. In base agli attacchi che fa, vediamo come tanca alla fine. In base a quanti attacchi fa, sono un 17% di R. Rompi palle di Gogeta. Perché? Cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto di male? Vabbè. Abbiamo in test, perché può arrivare un'altra special e la devono tankare loro. Probabilmente. Può arrivare un'altra special, quindi vediamo se la tanca in Golden C17. Potremmo avere il test. Mi piace vedere quella roba, con tutta la sincerità. Mi va bene vedere quella roba. Sono più che contento nel vedere quella roba. Ovvio, giusto una piccola cavolata. Tenete in considerazione che ora ho scelto una fight con gli AOE... E che in realtà ho scelto una fight più lunga del dovuto. Non voglio le fight da 4 turni per vedere le carte, fine. Ok, 16 milioni 8. Danno c'è. Danno c'è, 18 key abbastanza buona con Greatly Raises Death. Ora, quello che ci importa sono tutte le 12 key, che anche loro sono belle grosse. Ed essendo che eravamo anche sotto di vita, abbiamo il super attack great chance di performare il crit. Ora può fare molta roba. Buono. Calma un attimo. Madonna se sta performando qui. Ripeto, da terzo slot lì alla fine ci sta, eh. Non volevo uccidere, volevo vedere quello che succedeva. Va bene
comunque, che calma un attimo, che quella lì è tanta roba, Quella lì è tanta roba, posso dire. Prestazione mi è piaciuta abbastanza, Prestazione mi è piaciuta abbastanza, devo essere sincero con voi. Quella è un'ottima prestazione. Ripeto, il suo ruolo è quello, Il suo ruolo è quello, stare terzo, funziona bene. Quella è un'ottima prestazione. Ovvio, ci siamo arrivati con sotto un po' di vita, va bene, ok. Non avrebbe fatto tutti i crit e non avrebbe fatto la special in più assicurata, però... A prescindere da quello, la roba l'ha fatta. Per performare ha performato. Poco da dire su quello. Per performare ha performato. Ha performato pure bene. Diciamo che ce l'ho anche ad ability molto più alta. Se non sbaglio a full, quindi... Me la godo un pochino di più di un 7LR, che non è a full. È ability free. Me la godo di certo meglio. Me la godo di certo meglio. Tanto alla fine dei conti, se non c'è la missione o roba del genere, posso usare gamma. Sono boost superhero. Ovvio... No, chi se ne, perché tanto Golden C17 girano. Funzionare funziona molto bene come roba. Mi è abbastanza piaciuta la performance, ok? Sarò sincero, è una performance buona. Tanti attacchi. La DR se la dava, ovvio. Non credo comunque che volete tankare le special, ok? Non credo che comunque volete tankare le special, però... Performare riesce molto bene. È un ottimo Ezza, secondo me. Raga, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Ezza. Lasciate un bel like. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.